Libertà, sì, libertà, sì, siamo partigiani. Fate largo. Ciao a tutti, eccoci qui finalmente di nuovo il 25 aprile al Fratello Resiste di Bologna. Questo è il banchetto della barricata 71. Che sono i giovani comunisti. I giovani comunisti col mixer. C'è Tommaso alle magliette. Andiamo ciao avanti, Tommaso. Andiamo avanti. C'è Olivia Volantini. E il nostro mitico bar. Ferretti al bar. Ferretti al bar. C'è il Conte. Lui fa la birra, no? Mastro birraio. Insomma, una bella giornata di socialità qui a Fratello Resiste con i giovani comunisti in barricata 71. E laggiù andiamo, scusa. Andiamo laggiù. Cerchiamo in questa giornata di restituire comunque degli spazi, un nuovo tipo di socialità libero in piazza, senza dover per forza pagare degli alcolici in un bar, ma tutti insieme a festeggiare la liberazione dell'Italia e a ricordare in modo gioioso chi comunque è riuscito a cacciare fascismo, razzismo dall'Italia e a restituirci un paese che alla fine è così bello. È bellissimo. Si preparano i drunk bachelors con scaglierini in prima fila. Piazza barricata 71. Non ti debbate, San Fratello, noi siamo nati qui, ci teniamo a dirlo ogni anno, 27 anni fa, siamo dei vecchi di merda! Una... 3-3 artigianali 20 bionde, va bene. La schiuma tarata al minimo. Dov'è l'altra bionda? Gingerani! Sta arrivando l'altra bionda! Di fare le presentazioni, perché siamo qua, non siamo solo banana boat, ma le sbardine sono bionde, le sbardine sono more, le sbardine sono tante, le sbardine in amore, le sbardine c'hanno gli occhi, le sbardine non c'hanno i tacchi, no, ma c'hanno i tacchi che mi mandano nei morti. Questo è un buio misto. Se faccio tutto questo adesso il merito è di Salvatore Dalì. Ragazzi, è troppo alto. Hai distorsione, è troppo alto. Questo 25 aprile 2016, come vedete, continua
Questa è Bologna, via del Pratello. Questo è il palco gestito alla barricata 71, che è il circo dei giovani comunisti. Laggiù, lo vedete, il verde. E sotto c'è di tutto, c'è un sacco di gente, un sacco di volantini, un sacco di richieste positive. Ovviamente è stato tutto diretto da Claudia, tutto nazionalmente. Noi siamo qui come giovani comunisti in Bologna, barricata 71, per comunque ripercorrere una giornata che deve essere di festa. La liberazione dell'Italia, la ripresa della libertà più di 70 anni fa, deve essere una giornata di festa e che ci permette in qualche modo di riprenderci le nostre strade e il nostro paese. Vorremmo però che questo clima, questa gioiosità di riconquista e di resistenza possa trasmettersi anche negli altri giorni, tutti i giorni, tutto l'anno, per riprendersi il paese, per una nuova liberazione e per dire finalmente che la libertà non è una conquista una volta per tutti, ma deve essere presa da tutti e tutti noi, tutti i giorni e tutto l'anno. E questo vale anche a Bologna, dove c'è un bisogno di resistenza incredibile. Ci sono delle potenzialità, naturalmente non sono sufficienti, ma cerchiamo di dare anche nel nostro piccolo contributo, senza compromessi, senza porcherie, con la coscienza pulita. Su questo noi lo diciamo con orgoglio, puliti fino alla fine.